e quindi non sarà facile conquistare un risultato positivo da parte della formazione grossetana, però questi ragazzi ci hanno abituato a tante sorprese. Sono ancora 17 secondi per l'azione del Sarzana, non trovano sbocchi, tristino, si gira, dicevamo, Emanuel Garcia che riesce a tirare nonostante l'opposizione di Paghi. Gavioli, Faccin, e arriva il raddoppio per il Trissino, è viziata da un fallo su Pablo Saavedra che era in terra. Eccolo lì, ecco la rete di Mario Rodriguez che accorcia subito le distanze sul tiro da lontano di Buralli. Fantozzi perde palla, Faccin, immediato l'assist per il 3-1. Gavioli, assist per Faccin, è il 4-1 per il Trissino. E arriva anche il quinto gol per il Trissino, 4 volte. Eccolo qua, però Saavedra reagisce sul grande assist di Stefano Paghi, 5-2, servito ottimamente da Paghi. Immediatamente passano solamente 8 secondi e autore del sesto gol Malagoli. Scuccato Malagoli, Gavioli parte sulla destra, che ancora Malagoli che porta a 7 le reti, doppietta per Malagoli, 20-20 al 21-07 per il 7-2. Riprende il gioco, nel grossetto è entrato Matteo Battaglia per Stefano Paghi, gran gol di Stefano Paghi, 1 minuto e 55, molto spazio sta avendo un giocatore che proviene proprio da Breganze, Andrea Scuccato, classe 1900, eccolo qua il gol del grossetto. È il numero 5, Pablo Saavedra. Per adesso 2-0 il parziale di secondo tempo per il grossetto. Rodriguez per Saavedra. Saavedra, gran gol, ancora giravolta per Saavedra. Gavioli gira per Joao Pinto, ormai mantiene palla il Trissino per evitare. Sono già in piedi i giocatori della panchina vicentina. Prova l'ultimo tentativo Gavioli, eccolo qua, suona la sirena, il Trissino passa Grosseto 7-5.